vorrei dare la parola a, che ci era stata chiesta, un altro scrittore, Marco Filopat, che aveva preparato una recensione sul testo. No, volevo dire che sono Davide Grasso io. Sono io Davide Grasso e sono qui, ho scritto questo libro bellissimo. Sto scherzando, non conosco Davide Grasso, ma appena ho letto il libro me lo sono sentito fratello. Mio fratello perché ha un tipo di linguaggio che è un linguaggio che è nato e cresciuto nel movimento dei centri sociali, diciamolo pure, perché è un tipo di letteratura che fa a metà strada tra gonzo journalism e impegno e militanza politica mischiati insieme. Infatti, nonostante tutto questo che è stato detto fino adesso dal punto di vista letterario, questo libro è un libro di parte. Lui prende la parte degli sfigati di New York, quindi puttane, drogati, rovinati, barboni, ubriachi, precari, vuole andare a darle a tutti i costi, è uno che sarebbe benissimo in qualche casa editrice di movimento, tipo la casa editrice in cui io lavoro. Pochissime parole perché anche giusto lasciare magari lo spazio ad altri. Nel sito notav.info c'è un'importantissima raccolta di firme, andate, visto che siamo qui nel Salone del Libro, ci sono migliaia di artisti, c'è un scrittore di calibro, come abbiamo notato e visto da questa recensione, anche dal punto di vista intellettuale, che veramente ci sono delle riflessioni e delle digressioni molto interessanti al di là di tutto. Non è giusto perché lui ha semplicemente volantinato e si è opposto a un ammanettamento, quindi non è che sia troppo complicata in realtà la sua vicenda giudiziaria, insomma, è complicato, diciamo, il contesto che sta intorno alla TAV, questa opera assurda che in tempo di crisi vogliono costruire. Io vengo qui a Torino, da Milano, ci sono due treni, un treno ogni ora, uno costa 30 euro e ci metto un'ora e 20, l'altro costa 11 euro, quello che prendo sempre io, e ci metto 20 minuti in più. Il risultato è che il treno che costa 11 euro è sempre pieno, il treno che costa 30 euro, quasi il triplo, è sempre vuoto. Questo qui dovrebbe fare un po' riflettere su che cosa vuol dire essere a favore della TAP. Beh, comunque, a parte questo, voglio dire ancora una volta che tutti quelli che sono qua, mi raccomando, andate in giro tutti, notav.info, hanno già firmato dei nostri cari amici, mi elenco un attimo, sono i nomi più grossi, Valerio Evangelisti, un applauso a Valerio. Massimo Carlotto che è qui in giro, Zero Calcare che è anche qui lui in giro, applausi perché Girolamo, Ascanio Celestini è sempre bravo, è pronto a partecipare a queste cose, tutto il collettivo Wuming e poi ci sono tantissime altre situazioni anche collettivo tipo Macao, Teatro Valle, insomma sono tantissime. Andate. Io sono qui oggi a nome del Movimento Notav della Valle di Susa. Il Movimento Notav, di cui Davide, come queste giovani donne, questi giovani uomini fanno parte integrale, come fanno parte ormai della Valle di Susa. Quella Valle di Susa che non è solo una dimensione geografica, ma è diventata una dimensione storica e morale. La nostra lotta, che dura da 32 anni, è proprio contro quel mondo disumanizzato, fatto di grandi interessi e di grandi solitudini e di grandi ingiustizie. La lettera di Davide dice bene tutto questo, come lo dice il suo libro. Le storie minime e dolorose, quel senso di impotenza e di alienazione che si trova nel mondo del denaro, nel mondo dei grandi partiti d'affari, nel mondo delle grandi imprese, ma
cultura che dura da tanti anni, noi abbiamo imparato a riconoscere l'arbitrio contro cui ci battiamo giorno dopo giorno, e l'arbitrio delle istituzioni che stanno dalla parte dei potenti, e l'arbitrio delle mali grandi opere che distruggono i territori dove le persone vivono e dove vivono alberi e animali. La nostra libera Repubblica della Maddalena sapeva bene che cosa voleva dire libertà, liberazione e anche cultura. Voglio ricordare come nella cucina, che era il centro vivo della nostra Repubblica, esisteva una biblioteca, esistevano i libri, perché il pensiero insieme all'azione è davvero l'elemento che spinge a lottare, andare avanti, a cambiarlo questo mondo. La lotta contro il tavolo è anche una lotta per cambiarlo questo mondo, per vincere le solitudini e le disperazioni. Noi in tutti questi anni abbiamo acquisito grandissimi valori e grande socialità. Anche la valle era un luogo dove era difficile vivere, ma la lotta ha ricreato. Non è vero che
Davide Grasso qui non c'è perché siamo tutti Davide Grasso, e volevo dirvi una cosa, ve la dico da pugliese, i piemontesi mi perdoneranno la cadenza, ma ci tenevo a dirla anch'io, a Sardiura. Grazie, i responsabili dello stand di